risponde la segreteria. La segreteria della tua immaginazione. Oh, mia bella immaginazione, che bello rivederti. Finalmente ora possiamo dipingere e musicare. Io li vedo tutti, e tu? Sì, sì. Li vedo tutti. Io non trovo mai le parole giuste per... No, non è... È vero, perché... È fantastico. Con questa... Con lei, addirittura. Con questo... Campi di girasoli a Cortona, in Arezzo. Campi di paraculi a Cortina, da un pezzo. L'attore, sceneggiatore e regista Alessandro Dalatri. Alessandro, vieni. Che piacere averti e incontrarti. I tuoi film in realtà, La febbre, Casomai, gli altri ancora sono pregni di poesia, ma tu hai un rapporto stretto con la poesia, di cui la serata si nutre stasera. Ha un rapporto di grandissimo rispetto, di grandissima ammirazione, anche perché ho la sensazione, se non la certezza, che i poeti siano rimasti gli ultimi titolari di un mezzo espressivo che non si confronta con il mercato. Noi siamo contentissimi già di dargli il premio Terranova, che è un premio di poesia. Jim Miglione, eccolo qua. Eccolo. Sei scrittore? No, io... È lettore, almeno sì. No, sono lettore, leggo per forza di cose, perché se non leggessi io non lavorerei più a Striscia, questa sostanzialmente è la verità. Forse da fuori. Guardare altro cielo, altro mare, dove la luna che qui non c'è, lì c'è. Wim Wenders, un giorno, era presidente du jury di Cannes. Wim Wenders era il presidente del festival del jury di Cannes. E un giorno, un soir, un giornalista lui ha posé per la televisione questa question vraiment fameuse. E poi un giornalista gli ha domandato una domanda molto importante. Il lui ha detto: Monsieur Wenders, pourquoi faites-vous du cinéma? Signor Wenders, perché fate del cinema? C'est Wim Wenders qui a ragione, c'est moi qui suis un con. Wim Wenders qui a ragione, io sono io lo stupido. Parce que je pensais qu'il voulait changer le monde en faisant des films. On peut pas changer le monde en faisant des films. Non si può cambiare il mondo facendo dei film. Mais rendre le monde meilleur, même si c'est juste meilleur grand comme ça, c'est-à-dire d'emmener les choses vers le haut. Mais portare un po' il mondo un po' più alto. Ça c'est une démarche digne. Questa è una démarche degna.